qual è l'emozione che ti ha guidato nel persistere nel far ricerca in certi campi? Beh, sicuramente innanzitutto il fascino dello studiare il cervello e l'emozione di scoprire con esperimenti qualcosa che mi ero posta come ipotesi, io e i miei collaboratori, è certamente una grande emozione. Che tipo di emozione? È sicuramente quella che riguarda la gratificazione, il reward. Quindi sentirsi gratificati perché si stabilisce un esperimento, lo si pensa, lo si porta avanti e si analizzano i dati e poi questi dati vengono consistenti con l'ipotesi. Sicuramente questa è una grande emozione. Mi occupo di ricerca nell'ambito delle neuroscienze cognitive. Sono una neurologa, anche una radiologa e le mie ricerche ovviamente coinvolgono campi applicativi diversi. E si sono un po' evolute nel tempo, nella storia della mia carriera, anche con l'evolversi delle tecnologie. Vorrei dare il messaggio che le emozioni sono anche il risultato di una modulazione chimica del nostro cervello, che è quindi estremamente importante e di conseguenza malattie che alterino questa funzionalità chimica, questa neurotrasmissione. Su base appunto di neurotrasmettitori, quindi sostanze chimiche, possa alterare anche la percezione, elaborazione e la processazione delle nostre emozioni. Io sono Daniela Perani, sono professore di neuroscienze, lavoro all'Università San Raffaele di Milano e presenterò la mia relazione a Gerusalemme il 24 ottobre del 2021.